pagando a 600 metri di profondità, ma bisogna scendere molto più. Ma chi ha intenzione di pestare acqua nel nostro territorio? No, questa è la piaga del nostro territorio, assolutamente non 600 metri, le nostre pozze regolari sono con un concetto assolutamente 300 metri, la piaga 600 metri di pagare distruggere la valle in quell'acqua e mettere le vittime. Ribadisce il commissario dottore D'Angelo del consorzio di bonifica l'impegno di tutto il consorzio nell'intervenire su canali, sponde e territorio per evitare ulteriori danni ai terreni e alle coltivazioni. Non manca di ricordare agli interessati anche che qualora si abbia necessità di utilizzare le acque presenti in falde acquifere del sottosuolo, ricorda ai più che si deve pescare acqua in falde presenti a circa 100 metri di profondità per evitare l'utilizzo di acque inquinate che potrebbero inquinare anche i prodotti della terra. Ancora, il commissario D'Angelo ricorda l'attenzione del continuo controllo ed interventi che il consorzio di bonifica attua in continuazione sul territorio a difesa e tutela del bacino, delle colture e dei cittadini. Perché l'assemblea sindacale ha sorto qualche problema? C'è un ottimo rapporto con le organizzazioni sindacali all'interno del consorzio e quindi si fa il punto di quello che era prima e quello che è oggi, quindi vedono solo aspetti positivi da questo punto di vista. Ed è giusta la presenza del commissario. Diciamo che prima erano altri problemi, diciamo più contingenti, adesso abbiamo problemi di programmazione più seri fortunatamente. Insomma. E intanto in questo periodo il consorzio è chiamato direttamente in causa le piogge che stanno allagando, inondando i nostri territori. Che cosa fare? Beh, i fenomeni sono estremizzati. Noi nel nostro piccolo, grande, dipende dal punto di vista che si vede, insomma, cerchiamo di fare la nostra parte in rapporto, ripeto, con tutti gli enti. Ieri ci siamo sentiti anche con la regione perché progetti importanti per quanto riguarda il grande progetto Sano stanno andando avanti. Stamattina c'era un sopralluogo alla Vasca Cicalesi proprio per progettare questo tipo di intervento con gli ingegneri della regione Campania e con i nostri tecnici proprio per valutare, per andare avanti su queste barriere che si stanno facendo sia alla foce e anche alla cosiddetta ciampa di cavallo intermedia. Certo. Quindi su questi progetti si sta andando avanti che dovrebbero essere in parte risolutivi per gli allagamenti e per le cose più gravi. Nella contingenza, nell'emergenza, noi cerchiamo di intervenire per quanto è possibile con le amministrazioni e le associazioni che ce lo chiedono. E le falde acquifere, si può pescare acqua a 6-7 metri di profondità o bisogna scendere molto giù? A chi ha intenzione di pescare acqua nel nostro territorio? No, questa è una piaga del nostro territorio, no, assolutamente no, a 6-7 metri. I nostri pozzi regolari sono quelli del consorzio, sono a oltre 100 metri, che la piaga a 6-7 metri non fa che altro distruggere la falda e inquinarla e mettere a repentaglio la salute dei cittadini, perché molti di questi fanno irrigazione illegale, illegittima, e poi questi prodotti vengono riversati sui mercati se non sono oggetto di controllo. Quindi bisogna pescare a 100 metri? A oltre 100 metri, certo. C'è acqua pura? Eh sì, altrimenti si fa un danno all'ambiente e alla falda. Allora, lo sanno, ci rivolgiamo a chi fa finta di non saperlo, insomma, non va fatto, i pozzi abusivi sono praticamente la piaga del nostro territorio, quindi non vanno usati e non va messa a repentaglio la salute dei cittadini.